Sono Alessandro Pantano e oggi vi presento una ricetta tradizionale modenese, una ricetta molto antica che veniva preparata per eliminare gli scarti in cucina. Quindi oggi faremo il collo ripieno. Il collo di gallina, questo è un collo già pulito, e qui abbiamo una pâte, un prodotto tradizionale modenese che è la salsiccia gialla, che è stata riscoperta in questi anni e è stata riportata anche alla ribalta da alcuni ristoranti di alta qualità della nostra zona. Procediamo col riempimento del collo, andiamo a prendere delle porzioni di salsiccia gialla e le andiamo a inserire all'interno. Adesso procediamo alla chiusura. Per semplificare, utilizzeremo degli stuzzicadenti che abbiamo tutti quanti in casa. Quindi lo facciamo passare da parte a parte. In questo modo, cercando di mantenere ben chiuso all'interno il ripieno, in maniera che durante la cottura non venga fuori. Così riusciamo a tenere un salsicciotto, vedi? Adesso andiamo a sigillare il collo in padella con qualche odore, in maniera che inizi a prendere la sua bella crosticina dorata. Dopodiché lo finiamo di cuocere in forno. Adesso andiamo ad adagiare i colli rosolati insieme agli odori e andiamo in forno a 180 gradi ventilato per 20-25 minuti. La cottura è ultimata, abbiamo ottenuto quella bella crosticina rosolata che volevamo. Andiamo a preparare il piatto. Nel frattempo che tutto cuoce, abbiamo preparato, diciamo, qualche contorno in accompagnamento per finire il piatto. E abbiamo una salsa verde classica all'emiliana, prezzemolo, aglio, acciuga e un po' di cipolla, olio e qualche cappero, le lenticchie classiche cotte in acqua e in brodo praticamente con carota, sedano e cipolla e qualche pomodorino crudo condito per dare un po' di freschezza. Procediamo affettando a rondelle il nostro collo. Vedete la cosa? Ecco qua. E andiamo a impiattare. Andiamo a mettere una base di lenticchie e andiamo a creare un piccolo albero di Natale. Il piatto è pronto, impiattamento tipicamente natalizio, a creare un albero di Natale, anche per essere un pochino divertenti. E un buon Natale a tutti!